colpo di testa destinato a mandare il pallone in rete, il salvataggio di Scamacca sulla linea, ma al di là di questo un grande Bettella. Sì, diciamo che sarebbe stata appunto una bella soddisfazione personale, però la vittoria ottenuta tutti insieme lottando da grande gruppo penso sia una soddisfazione ancora più grande. Quindi abbiamo lottato tutti insieme, abbiamo portato appunto i 3 punti a casa e siamo molto contenti. Davide, soprattutto nel primo tempo hai dovuto fare di straordinario, hai dovuto fare tanta sofferenza, poi nel secondo tempo è cambiata la partita. No, nel primo tempo, a dire la verità, ci siamo ritrovati ad essere un po' troppo bassi e appunto abbiamo sofferto quei minuti iniziali, quei 20 minuti iniziali. Poi abbiamo capito anche durante il primo tempo dove stiamo sbagliando e ci siamo rialzati. Abbiamo subito quel gol all'ultimo secondo, diciamo, del primo tempo dove ci è mancato di lucidità e non deve succedere più. Punizione rapida non andava battuta. Appunto, anche per quello, però è successo quel che è successo. L'importante è che ci siamo rialzati nel secondo tempo, che tra un tempo all'altro abbiamo parlato, abbiamo capito dove sbagliavamo. E quindi siamo molto contenti appunto della vittoria. Davide, come si può spiegare questa metamorfosi tra il primo e il secondo tempo? No, l'unica cosa positiva è che ci siamo capiti tutti insieme, abbiamo capito dove sbagliavamo, da vera squadra. E ci siamo tirati su un lato. Gli ha detto qualcosa alle Grottaglie negli spogliatoi? Certo, certo, ci ha detto appunto dove sbagliavamo, di stare alti e di dominare il gioco come abbiamo fatto. E li abbiamo messi là, loro erano in grande difficoltà e siamo stati molto contenti di come è finita. Ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo Davide, con l'uscita di Zappa sei andato tu a destra come quarto di difesa, me la siete vista brutta, tu l'hai visto da vicino in quell'azione al 49esimo, il doppio palo, eri lì vicino, mi racconti un po'? Sì, c'è stato questo cross dalla sinistra, dalla destra loro, e che è stato deviato in mezzo all'area e è andato, Vince l'ha toccato, è andato a sbattere sul palo e gli è ritornato sulla testa. È stato un episodio molto fortunato, però diciamo che se avessimo preso gol sarebbe stato secondo me meritato per come è andata la... penso proprio di sì, perché il secondo tempo appunto abbiamo dominato come voleva il mister. E siamo appunto una squadra secondo me molto forte sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo crederci e dobbiamo credere in noi stessi, perché siamo una squadra appunto che può dominare le partite e che deve farlo.